Nel mondo medievale i monasteri ebbero alcune funzioni fondamentali che andavano al di là delle semplici mansioni religiose. Da luoghi di preghiera divennero ben presto anche centri economici vitali e punto di riferimento nei momenti difficili di carestia. I monasteri col tempo acquisirono estesi patrimoni fondiari in cui si praticavano le attività agricole. Il monastero provvedeva ad amministrare le terre, a coltivarle, a vendere la produzione eccedente. Aveva anche laboratori artigianali i cui prodotti venivano usati direttamente ma anche messi in vendita. All'interno dei monasteri si svolgevano infatti fiere e mercati. Intorno al monastero vivevano non solo monaci ma anche artigiani, contadini e operai. Ben presto i monasteri più importanti divennero grandi centri di vita economica a cui facevano capo i commerci e gli scambi di tutta la regione circostante. Il monastero svolgeva inoltre un'importante funzione sociale. In un'epoca in cui non esistevano strutture pubbliche di assistenza, i monaci si preoccupavano di fornire aiuto e soccorso a poveri e bisognosi, organizzando distribuzioni di cibo e cure mediche presso ospizi e orfanotrofi costruiti all'interno delle tenute monastiche. I monasteri svolsero infine una preziosa funzione culturale, occupandosi dell'istruzione e della produzione e conservazione di testi scritti. Essi organizzarono infatti scuole monastiche per la preparazione intellettuale dei monaci, spesso aperte anche agli esterni. Ai monasteri si deve inoltre la conservazione e la trasmissione del patrimonio culturale dell'antichità che altrimenti non sarebbe giunto fino a noi. Oltre a disporre di una biblioteca, ogni grande monastero europeo possedeva un locale apposito chiamato scriptorium, dove i monaci copiavano i testi sacri e i testi della cultura laica, soprattutto greci e latini.